alla conferenza stampa di Diodato, sì. E insomma, poi dopo a chiudere, ci racconterai naturalmente cosa ci ha detto, però adesso voglio salutare un amico, ma insomma un autore, un cantante, un cantautore che ho sempre amato naturalmente per le canzoni che ci ha regalato, che è Franco Fasano. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Grazie. Buongiorno. Franco, benvenuto naturalmente. Ma io sono sempre contento di tornare qui al festival. Certo. Ma proprio qui. Al bar festival. Al caffè festival, perché, era certo. L'ufficio, era l'ufficio degli appuntamenti in quell'epoca. Certo, è vero. Era proprio vicino all'Ariston, mio padre, mi ricordo quando riceveva tutti i suoi contatti con le case discografiche, per lui faceva il fotografo, certo. Si dava un appuntamento proprio qui al caffè festival. E noi infatti avevamo veramente trovato la postazione giusta, perché siamo proprio attaccati all'Ariston e ci fa veramente piacere. Allora era un po' più semplice raggiungerlo. Devo dire, raggiungerlo e soprattutto con meno controlli, perché quest'anno è stato più facile veramente farlo il festival. Bravo. Che entrare da questa, da questa parte, e questo poi alla fine ci ha un po' penalizzati, perché proprio quello, non ci aspettavamo tutti questi controlli, e artisti come te e tanti amici che dovevano venirci a trovare purtroppo hanno trovato anche difficoltà, perché si sono arrese nelle varie file che ci sono. Vabbè, questo è il festival di quest'anno. Allora Franco, intanto insomma tu continui quella che è la tua attività anche nel seguire nuovi talenti, no Franco? Sì, ma io sai, vado un po' dove mi portano le idee. Certo. E quindi però quando arriva il Festival di Sanremo mi prendo questa specie di impegno di, certo, perché io la mia passione è anche proprio al di là del fatto che poi è diventato anche fortunatamente il mio mestiere nella vita. Certo. Però è la mia passione, è proprio nata qui, perché io, come ho detto prima, ci venivo che avevo 9-10 anni quando ancora si svolgeva alla Salone delle Feste del Casinò, sì. Quindi io camminavo col pass da fotografo con tra Modugno, Albano, Don Bachi, Celentano, e li guardavo come adesso sono vicino a te. Certo. Cara. Allora, Franco, tu insomma hai partecipato al festival. Quattro partecipazioni al festival, e hai scritto poi delle canzoni che sono rimaste nella storia. Lo voglio dire anche alle persone che ci stanno ascoltando qui, un titolo soltanto, Ti lascerò. E beh, questa ecco, vinse nel scritta 1900. Da Franco Fasano, che ha vinto con questa canzone il Festival di Sanremo. Sì, io l'ho scritta, pensa, ho musicato una lettera di Fabrizio Berlincioni. Bene. E poi alla fine questa è diventata una canzone in un primo tempo che era nell'album di Fausto Leali. Certo. E poi da quando hanno deciso di fare il duetto siamo riusciti ad adattarla a queste due grandi voci, ma soprattutto a farne anche una sorta di sceneggiatura pensata mentre facevamo l'arrangiamento, perché è uno di quei duetti dove non entrano insieme, cantano insieme, sì. Dove inizia prima Fausto e poi arriva Anna Oxa. È vero. Storica quella sua discesa dalla scala. Certo, quella sua discesa nella scala, ma anche questa canzone che ancora oggi viene stracantata da tutti, perché è una di quelle canzoni che tutti ricordano, e anche Fausto credo che nei suoi concerti è uno dei cavalli di battaglia. Allora intanto ascoltiamo una canzone tua, te la lascio presentare, tu hai scelto. Qual è? È quella che hai detto. Ma l'hai trovata? Sì, l'abbiamo perché trovata. Non è facile trovare le mie canzoni. Sì, dai. Allora tu falla partire. Mentre parte te la presento come fanno i DJ veri. Allora adesso parte la musica, che ecco perché questa qui ha un'introduzione particolare, perché questo suono, questa è proprio la versione originale arrangiata da Mario Natale. Sì. In questo momento sta per partire il pianoforte, senti? Sì, ecco, il tuo pianoforte, questo effetto del delay nacque quasi per sbaglio, ma fu così affascinante che ho detto teniamolo. E poi mi ha portato fortuna. E quel giorno non mi perderai più. Dove nuoti sempre tu. Ma quanto è bella questa canzone. E quel giorno non mi perderai più, Franco Fasano. Cioè, io l'ho cantata. Ma l'avevo cantata ancora oggi. La cantiamo oggi, perché è sempre un piacere, insomma, ricordarla.
Tra l'altro Franco Fasano, nato ad Albenga, non troppo distante da Sanremo, prima abbiamo avuto delle chef di Albenga. Certo. Ah, vedi, sì, vedi, siamo vedi, andati anche in cucina ad Albenga. Non so, Franco, tu come te la cavi in cucina? No, io in cucina me la cavo nel senso che vado a controllare che tutto funzioni bene, poi mi siedo e quello funziona. Che succede, succede. Okay. Ecco, come autore quale altra canzone hai portato? Ma guarda, ma sono, credo di avere portato qualcosa come 17-18 canzoni. Beh, credo, certo. Però diciamo che quelle la canzone che ci ricordiamo, quelle famose, quelle più famose, io amo su tutte, io amo, è quella che segnò il ritorno di Fausto Leali, scritta insieme a Italo Ianne e Toto Cutugno. E Toto Cutugno. E poi l'anno dopo io bissai con Mi Manchi, anche che anche, ebbe subito all'epoca non ebbe proprio un successo così prorompente come io amo. Sì. Ma nel tempo è la canzone che mi ha dato delle soddisfazioni incredibili. Una delle canzoni di Fausto Leali che mi piace molto, piace di più di ma tante anche, altre. Anche Bocelli ne ha fatto una versione sua, l'ha portata in giro per il mondo. Vero. Vabbè, poi ci ti lascerò. Però quest'anno, diciamo che io fino all'83, sì, anche quando sono venuto a cantare nell'81 o quando ho portato due canzoni come autore, io da tutto l'ambiente e anche dall'ambiente ero considerato il figlio del fotografo e che la cosa continua a piacermi. Certo, ma nell'84 mio padre ha cominciato a diventare il papà dell'autore. Ecco, vedi, ed era una canzone che cantò Drupi, non so se ve la ricordate. Sì, regalami sì, un sorriso. Regalami un sorriso di Drupi, certo. Esatto, certo, e quella fu la mia prima canzone matura, stato, diciamo così. Certo, è stata sicuramente zitta insieme al grande Delio Cogliati. È vero, è vero. Tanto diciamo un po' a Daniele quale canzone è l'ultima per salutarci che vogliamo mettere, quale preferisci delle tue tante? Ma guarda, io sono sempre stato nelle nuove proposte. Nel 90, quando il festival non è stato fatto ma è stato fatto a Bussana, su, è vero. L'anno dei Pumi, sembra. Esatto, no? Io arrivai in secondo dopo Masini con una canzone si chiama Vieni a stare qui. Vieni a stare qui. Però diciamo poi nel 1992 sono tornato a Sanremo, questa volta nei Big, grazie a un duetto organizzato da Nando Sepe e da Flavia Fortunato. E lì è stato divertente perché a dirigermi fu un ragazzo che avevo conosciuto durante il servizio militare, gliel'avevo promesso, sai quelle cose che si dicono, ma sai, non mi chiamano più a Sanremo, ma se dovessi tornare a Sanremo e dovessero riconsiderare di farle suonare i pezzi all'orchestra, verrai a dirigere tu, perché non era così scontato perché l'orchestra è tornata proprio nel 90, nel 90 e per niente al mondo è una canzone del 1992 e allora vedi Ariel, la cosa bella è che l'arrangiamento di questa canzone è stato realizzato da Rocco Tanica. Ah, da Rocco Tanica. Ho dei ricordi meravigliosi di quel duetto. Certo. Riuscimo non solo a entrare in finale, ma arrivare anche settimi. Vabbè, e davanti a noi, sai chi c'era? C'erano i Mattia Bazzara con la mamma di Angelina Mango che cantava, Laura Valente. Con Laura Valente che in quel periodo cantava insieme a Mattia Bazzara. Beh, devo dire, è veramente insomma una bella soddisfazione, insomma, c'era anche Mia Martini, ma sai che Mia Martini, ogni volta che ho fatto una cosa importante c'era sempre Mia Martini. È vero. E io credo che una delle cose più importanti che mi sia capitata come autore è vincere il premio della critica intitolato a lei nel 2005 con Arigliano. Fu quello che mi portò a diventare il direttore artistico del premio Mia Martini, che vero, da 30 anni, si svolge a Bagnara Calabra. A Bagnara Calabra, è quello vero, quello che insomma voglio dire sicuramente ricorda con grande affetto anche questa grandissima interprete della musica italiana. Grazie. Allora Franco, grazie intanto a te di esserci venuto a trovare. Anche un piccolo, ti lasciamo dare anche un piccolo giudizio su quello che è il festival di quest'anno, insomma, che avrai seguito. Allora, l'ho seguito insomma, con Angelina, attenzione. Angelina, devo dire, ieri sera ci ha oltre ricordato Pino, ma ha fatto veramente un c'è stato qualcosa di sacro ieri sera, che è successo. Vero. Una canzone diventata preghiera, vero, un testo che non è stato toccato, ritoccato in nessun punto, in una virgola, e sembrava scritto apposta da Pino per la serata di ieri. È stato un momento strepitoso, ma anche la sua canzone schiaccia l'occhio alle cose che vanno oggi, però lei ha una personalità timbrica particolare
Però io vorrei parlare anche di una partecipazione. Innanzitutto ci sono 6 vincitori che si sono rimessi in gioco, sì, sì. E questo è merito che Amadeus ha conquistato la fiducia, certo, di chi ha invitato. Certamente, vero, vero. Ma fra tutte le canzoni che io avrei voluto scrivere quest'anno, a parte il fatto che quella dei The Colors mi diverte molto, eccetera, certo, certo, ma anche quella di Annalisa, no, quella di Angelina mi piace molto lei, ma non sarei stato in grado di scrivere quel pezzo lì. Mentre invece sento molto vicino la canzone che ha presentato Il Volo, sì, e anche Diodato. Però quella del Volo, secondo me, è una di quelle canzoni che è diventato di moda non considerare quelle canzoni come canzoni belle. E invece è una delle più belle del festival, sia per come è stata cantata e anche per questa ricerca che hanno fatto i ragazzi sul loro modo un po' legato alla lirica, e si sono in qualche maniera avvicinati più al pop. Vi invito a riascoltarla con attenzione. Sono è una grande canzone. Sono contento di quello che hai detto del Volo e della canzone del Volo, che sicuramente magari non viene considerata come tante altre che magari ovviamente in questo momento possono piacere più alle classifiche, a tutto quello che è il dopo festival, ma quella è una canzone che sicuramente, insomma, è stata fatta molto molto bene. A tutti i crismi di una canzone, certo, che si può definire tale. È giusto, è giusto, è giusto. Allora, Simona. Mario, io volevo solo salutare, certo, Franco Fasano, siccome sono mamma. Volevo anche fare un inciso che Franco Fasano ha scritto anche delle canzoni per lo Zecchino d'Oro, per l'Ambrogino d'Oro. Goccia dopo goccia è stato uno dei brani che poi è stato preso a bandiera dall'UNICEF, sì, e quindi un modo anche. Sai con chi ho scritto la canzone con la quale ho partecipato all'ultimo Zecchino d'Oro? No. L'ho scritto 25 anni fa con una cantante diventata autrice di se stessa. Ti aiuto, è una pazza. È una pazza. La rettore, Loredana Bertè, Loredana Bertè ha scritto una canzone che si chiama Rosso, anzi vi invito ad ascoltarla perché la canzone Rosso poteva anche essere quasi da Sanremo. Allora, grazie. Molto divertente, grazie, ciao ragazzi, grazie, grazie Franco, grazie. Allora annunciamola quella, la canzone che tu hai, allora, scelto, aspetta, Ariel, l'hai scelto di Berlincioni Fasano, ecco, okay. Per niente al mondo dirige l'orchestra Franco Cantano Fasano, Franco Fasano e Fede Fortunato, dirige Marco Moiano. Grazie Franco, ciao, di essere intervenuto, ciao, su TRS Radio, grazie.